Se pensi che una presa valga l'altra e che tu possa metterle a caso sul muro, allora guarda questo video, perché ora che tu hai il tuo muro o che sai come farlo, potrai iniziare il percorso di pratica e di ricerca che ti offre il mondo verticale. Eccoci all'episodio 5. Questo è l'ultimo episodio di questa miniserie di Crea la tua palestra. Con questo episodio in realtà finisce la costruzione della palestra e inizia il vero percorso di continuo aggiornamento, ricerca di quelle appunto che sono le possibilità di questo magnifico mondo verticale. Questo episodio parla del montaggio delle prese sul tuo muro. Prima ancora di montare le prese sul muro, quello che io ti consiglio è di trasformare il tuo muro in una scacchiera. Questo come fare? Banalmente, o poni una barra in alto in legno come ho fatto io, o direttamente sui pannelli puoi delineare con un pennarello le varie linee dei fori e, da partendo dall'alto, da sinistra verso destra, nominarle. In che modo? La parte alta con le lettere, quindi mettendo A, B, C, quindi con l'alfabeto, e la parte invece laterale, io ti consiglio di scrivere tutte e due i fianchi, laterale in corrispondenza dei fori, della linea dei fori, appunto posizionare i numeri. Sempre, in questo caso, la parte laterale iniziare dall'alto, 1, 2, 3. Per farla io ti consiglio di usare o un pennarello con la punta grossa, o se no puoi usare addirittura il pennello. Trasformando il tuo muro in una scacchiera potrai velocemente individuare le prese. Questa che serve? Per segnarti i percorsi che tu stai facendo o per condividerlo con amici o lavorare con me, ma dico il primo lavoro è per creare una memoria di quello che tu ora riesci a fare e monitorare il tuo miglioramento e il tuo stimolo successivo, perché così potrai constatare se effettivamente riprovando percorsi che ti sei segnato precedentemente, per vedere se ora li trovi più semplici o più complicati. Se lavori in maniera corretta, generalmente dovresti avere, diciamo, una linea costante verso l'alto, ed è quello che cerco di fare io con Cataclimb, cioè continuamente puntare sull'agilità in maniera tale da non essere influenzati dalla condizione fisica, cioè la giornata che ti svegli sì e la giornata che ti svegli no, più difficilmente monitorabile, mentre quando si parla di conoscenza e di abilità è difficile che fai passi all'indietro, vuol dire che tu ti stai dimenticando quello che sai. Quindi una volta che tu sai come fare, come devi piegare una gamba, come devi riuscire a mantenere l'angolo, la schiena, i gomiti, l'impugnatura della presa, come devi appunto eseguire il movimento e mantenere le posture o cambiare le posture, non puoi dimenticartelo, è veramente difficile. Perché? Perché è una memoria anche corporea, è molto più profondo. Parliamo di comportamenti consapevoli. Allora, la prima cosa che devi sapere è che, come annunciato, diciamo, nell'apertura del video, non tutte le prese evidentemente sono uguali. Sicuramente tu avrai sentito dire, se non l'hai vissuto personalmente, dei traumi che possono essere più facilmente sulle dita e quindi ti fanno male, che possono essere tendini o possono essere articolazioni, quindi le capsule o appunto tendiniti. Capsulite o tendiniti. Questo da cosa dipende? Non dipende solo esclusivamente ovviamente dalla presa, ma anche dal movimento, però in ogni caso, diciamo, la parte della presa è importante. Ovviamente col passare del tempo le prese sono sempre più quello che viene detto ergonomico, vuol dire che sono fatte in maniera tale da essere meno traumatiche possibile. Fare in modo che nel momento che uno si allena frequentemente, anche perché c'è un muro a casa, siano il meno traumatiche possibile, ok? Quindi la forma della presa non è solo quella estetica, ma anche come viene calzata e come le dita si posizionano all'interno della presa o anche all'esterno della presa, dipende dalla tipologia.
sto preparando una serie apposita che spiega appunto proprio come devono essere scelte le prese e come devono essere anche utilizzate. Iniziamo dal distinguere due grandi gruppi di prese: le prese per le mani e le prese per i piedi. Le prese per i piedi possono essere piccole, medie e grandi. Poi ci sono le prese per le mani, che possono essere piccole, medie e grandi. Poi ci sono anche molto grandi, che sono le XL, XXL, che sono molto grandi, ancora più grandi, e poi ci sono i volumi. Allora, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda questo muro, quello che io dico che devi comunque prendere in considerazione l'utilizzo del pannello. Cioè, per dirti, io ho preso determinate prese più grandi, le ho posizionate sul muro per mia figlia, ok? Ma per agevolare, diciamo, per un primo periodo e stimolarla ad arrampicare. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io all'inizio le metto, ma poi le leverò il prima possibile. Le prese grandi, a mio parere, su un muro leggermente strapiombante, quindi con inclinazione lieve, conviene non mettercele perché ingombrano. E poi in realtà, di fatto, non facciamo un lavoro specifico. Questo perché? Perché per me l'allenamento è miglioramento, e nell'arrampicata il miglioramento si fa attraverso la percezione, quindi non solo nella conoscenza del proprio corpo, di come riuscire a muoversi in una maniera ottimale ed efficiente, ma anche adattando la testa alle prese più piccole, alla sensazione, alla percezione. Se noi ci abituiamo a lavorare sempre con maniglie, è ovvio che tu ti stai allenando per fare il 6A e lì rimarrai per sempre, perché tu ti stai allenando a fare quello, ok? Quindi è importante sapere cosa ci devi fare con sto muro. Quindi sì, puoi mettere la presa grande se c'hai tua figlia, o anche per un primo momento per te, per incominciare, se sei proprio alle prime armi, per crearti un minimo di agio. Però in un secondo momento levarle, ok? E lavorare con prese medie, piccole e super piccole, ok? Vabbè, ovviamente la descrizione, andando più nello specifico, di prese grandi, medie e piccole. Cosa si intende per piccole o grandi? Allora, per quanto riguarda questo pannello, le prese grandi sono per quanti centimetri esce fuori la presa dal pannello in maniera ortogonale. Comunque io disconsiglio di mettere prese grandi, anche se sono svase, quindi di volume, diciamo, ingombranti. Le prese ingombranti eliminare. Quindi, su un pannello del genere, se tu veramente ti vuoi allenare, io ho messo dei piedi grandi, ma li ho distribuiti al meno possibile, lo faccio vedere, solo a livello di quadrante, per generare un invito, per invitare mia figlia ad allenarsi, e quindi dandogli dei punti di respiro. Però anche questi, fra un po', li leverò, questi piedi grandissimi, li ho messi grandissimi, li ho messi pezzi di legno, ho messo dei tronconi di trave forati e via. Mettendo questo e gli altri piccoli, poi lei per sbaglio mette i piedi su quello piccolo e vede che tiene, e da lì lei incomincerà a usare i piedi piccoli. Nel momento che usa i piedi piccoli e i piedi grandi, poi piano piano gli ho levato dei piedi grandi. Le levi fino a farli sparire. Questo è quello che sto facendo con mia figlia. Questo è quello che puoi fare con te. Se tu tratterai te come se fossi un bambino, come fossi tua figlia, vedrai che imparerai a volerti bene, e quindi ti farai crescere con la cura, con l'amore, e avrai un potenziale stupendo. Si vede, oggi è la prima volta che faccio il video col trucco, perché proprio giocando con mia figlia, coinvolgendolo e facendolo per convincere anche a arrampicare, ho dovuto fare dei percorsi per arrivare al muro, e in questi percorsi io devo fargli vedere delle capriole
speciali, particolari, mi ero dimenticato che c'avevo gli occhiali. Questi occhiali sono andati verso l'alto e mi hanno fatto due righe qua che ho dovuto coprire con il cerone. Vabbè, la prima volta quindi che faccio un video truccato, grazie a mia moglie. Tornando alle prese. Quindi, la grandezza è proprio quanto ha di ingombro. Io in genere, ora te le faccio vedere, sono comunque utilizzo prese più piccole, ma non solo piccole dimensioni, ma anche come piccolo, come angolo di uscita. Cioè, quant'è effettivamente della presa che crea un appoggio parallelo al terreno e quindi dove io possa scaricare peso, perché un conto è un appoggio così, un conto è un appoggio così e un conto è un appoggio verticale. Per esempio, un'altra cosa che bisogna imparare è che comunque gli appoggi servono a scaricare il peso. Tu devi capire che il peso lavora perpendicolare, quindi se tu metti il piede su una cosa verticale il peso scarica così, quindi non per fare in modo di tenere devi esercitare una spinta, e questo è il principio di fisica, che ogni azione corrisponde alla reazione. Quindi tu per far tenere un piede su una cosa verticale ci devi spingere, quindi vuol dire che questa forza che tu imprimi lì viene scaricata sulla presa. Quindi stai scaricando peso sul piede? No, cioè una percentuale bassissima del tuo peso. Se tu cerchi invece un appoggio molto piccolo, ma che tu riesca a scaricare l'appoggio in maniera orizzontale, è molto meglio di un appoggio così grande verticale. Molto meglio piccolo orizzontale, quindi che tu possa scaricare peso, piuttosto di un appoggio così grande verticale piccolo. Questo ovviamente da cosa dipende? È qui il prossimo video. Oltre a quello delle prese farò un altro video della scelta delle scarpe, perché scegliere delle scarpe che siano un po' più contenitive. Come si posizionano queste prese sul muro? Quelle grandi, anche se c'è tua figlia, ti vuoi permettere a te un ingresso più amorevole sulla parete, le metti quelle grandi, enormi. Per le mani le metti una al centro e per arrivare ai bordi andare sui bordi e lavorare veramente come a cornice, per non rompere le scatole al centro del muro, dove c'è il cuore del muro, e tutti i percorsi passeranno per il centro. Se tu metti al centro una presa immensa, ti coprirà il passaggio, ok? Sulle placche il problema dell'ingombro è importante, perché ci sbatti. Sullo strapiombo tu puoi mettere anche cose che escono fuori il tetto, tanto tu non ci passi con il corpo, ma su una placca tu sei abbastanza vicino alla parete quando ti muovi e ci sbatti. Per non parlare poi anche del tra virgolette della caduta, ci può sbattere il gomito, ci può sbattere il mento. Pulizia. L'idea, cioè, cerco di trasmettere un concetto proprio di pulizia. L'ordine in questo caso è una questione di pulizia. La pulizia cosa vuol dire? Rispettare i piani, non cercare di ingombrarli, ok? Ed è qui ovviamente la storia dei volumi. Ti consiglio di mettere un volume? I volumi si mettono sì su prese immense, quando tu c'hai una grande disponibilità, un ambiente molto grande. Se tu c'hai una palestra, sì, ti prendi i volumi e dedichi delle pareti e fai dei volumi. Poi puoi anche fare il boulder, però vanno costantemente cambiati. Anche io ora con questo muro cambierò qualche presa, però ovvio che tu non puoi stare tutti i giorni a spostare i volumi. Cioè, un conto è svitare un bullone, un conto è le viti di un volume, non è uno, sono tante, e c'è un lavorone. E torniamo sempre al suo discorso, efficienza, cioè cercare di mettere meno energia possibile per trarne più profitto possibile, quindi un ritorno energetico il più possibilmente ampio, senza un aggravio, quindi senza cercare di faticare. Ogni cosa che tu cerchi di fare, cerchi di ridurre la fatica il più possibile per avere un ritorno. In quella maniera tu impari a investire e ad impegnarti, smettere di faticare, di soffrire. Basta. Ok, quindi prese grandi, solo ne puoi mettere una al centro bassa, diciamo al bordo pannello del primo, quello basso, e poi andare sul perimetro. Ovviamente quante ne devi mettere? Se io su questo muro ne ho messe 1, 2, 3, 4, la prima linea bassa del primo pannello, e poi ne ho messe
una, due, poi 4, 5, 6, 7, quindi diciamo un totale di 10 all'inizio, poi le levi. Comunque poi un'altra cosa, io ho preso prese con impugnatura che risultano grandi ma non hanno un ingombro grande. Ora, come puoi ben vedere, prese medie, le prese medie incominci a metterle un po' di più. Poi cosa intendi per prese medie? Le prese medie sono quelle che non sono piccole. La presa piccola va dai 2 cm in giù e va anche a ridurre il numero di dita che puoi mettere all'interno della presa, perché già una presa da 2 che puoi mettere tutte e 4, da 2 cm di spessore, che puoi mettere tutte e 4 le dita in tutta la mano, per non parlare poi del pollice, quindi il quinto dito, è una presa media, ok? Quindi prese medie ne puoi mettere molto di più. Come vanno messe? A X. Fai comunque il margine alternandole, lasciando sempre dei buchi, e poi incominci ad andare sui centrali, ok? Come fai ad andare sui centrali? Fai doppia X al centro del pannello. In più c'hai ovviamente la cornice, le prese piccole a riempimento. Perché questo sistema? Perché tu, una volta posizionato nella maniera ottimale le prese, potrai generare infiniti percorsi senza più spostare quelle prese. Primo. Secondo, poi comunque tu potrai comunque spostare, togliere, aggiungere le prese, però rispettando degli ingombri in maniera tale da aumentare la possibilità di lavoro. Perché, come dico, cioè se tu metti tutte prese piccole vicine, cioè tu come fai a fare un percorso di prese piccole? Il movimento è cercare di andare da una presa a un'altra presa. Se tu le metti tutte vicine, che fai? Fai il gioco delle prese piccole, fai così, io chiamo i cinesi, i cinesini. Devi cercare di fare movimenti ampi, quindi se tu c'hai una ridistribuzione più ampia possibile nel pannello di varie difficoltà, tu puoi sia fare percorsi specifici, quindi fai percorso con le prese grandi, percorso di prese medie, percorso di prese piccole, puoi fare percorso di prese piccole e medie, percorso di prese piccole, medie e grandi, percorso di prese medie e grandi, vabbè, le puoi mischionare e quindi questi traversi diventano infiniti. In più, come ci ho accennato all'inizio, io la barra, quella dove ci segno le lettere, in realtà l'ho fatta con un travetto da 5 o da 4 o da 5, da 4 forse è meglio, in maniera tale che tu al margine alto del pannello c'hai una presa media, poi il legno è perfetto perché è una presa relativamente grande, perché una presa in legno da 4 cm in realtà non è comodissima, è una presa media, non una presa grande. Se fosse di resina sarebbe già una presa grande, ma di legno diventa comunque una presa media che, se non caricata in maniera opportuna, potrebbe scivolarti. Quindi come tipo di lavoro in alto la puoi utilizzare per fare i traversi, ma anche per simulare dei recuperi. La distribuzione delle prese di piedi. Allora, come preventivato, prese grandi. Io ho messo delle prese medie di piedi, quindi alla fine di 2 cm, 2-3 cm. Ne ho messe 3 a mezza altezza. E una cosa importante, i margini laterali, la cornice laterale. Di metterli, di quasi di riempirlo lì di piedi. Perché? Perché il laterale, ovviamente non avendo più parete da una parte o dall'altra, ti conviene crearti un vincolo. Cioè cerca di avere più possibilità per bilanciarti, perché se no impari a compensare sempre muscolarmente il gesto invece di cercare di fare in maniera più fluida, quindi vai a contrarlo, quindi a renderlo più rigido. Quindi i piedi, metterli piccoli ma avere, diciamo, una buona frequenza, cioè quindi metterli una densità un po' più corposa. Quindi anche se di mano li puoi mettere lontane, va bene, però i piedi cercare di metterne abbastanza.
Il principio qual è? È quello delle X, andare sempre per X. Quindi un buco sì, un buco no, un buco sì, un buco no, sia per la linea orizzontale che la prima linea verticale. Io sto aspettando il secondo carico di prese, ma fondamentalmente l'idea è questa. Io sono partito, a parte che per avere un muro di questa altezza non ho bisogno di completare tutte le linee di piedi, perché di fatto io con la prima fila già arrivo alla penultima fila di buchi. Quindi andare a riempire di prese per i piedi la quarta fila del pannello e la quinta fila del pannello non mi serve, e in più invece mi potrebbe servire per le prese per le mani. Perché? Perché così io faccio i traversi che mi devo accovacciare, cercare di, diciamo, di restringermi il più possibile. A che pro? Per imparare a essere sciolti, per sciogliermi. Quindi posizionare le prese in una determinata maniera ti aiuta a migliorarti. E quindi se tu metti le prese, concentri anche delle prese nelle linee molto basse, che è la quarta, la quinta e la sesta da terra, in quella maniera tu ti obblighi a essere sciolto. Perché? Perché sei obbligato. Perché c'è il terreno sotto, quindi dovrai piegare le gambe, dovrai riuscire a mantenere la piegata delle gambe senza spingere, quindi dovrai imparare a scioglierti. Vabbè, quello lo vedremo negli esercizi che poi ti proporrò in futuro. Per quanto riguarda il montaggio delle prese, ci sta un'accortezza. Allora, innanzitutto tu devi immaginare la varia lunghezza dei bulloni. Ovviamente se c'è una presa più grande ci vuole un bullone più grande per raggiungere appunto il ragno. Questo è un bullone medio da 8 centimetri. Come puoi ben vedere, su questo bullone non è completamente filettato, quindi la filettatura è fino a metà. La filettatura standard in genere è 3 centimetri. Il resto viene non filettato. Questo cosa vuol dire? Questa informazione è utile perché? Perché un bullone lungo tu non lo puoi usare su una presa piccola. Per quale motivo? Perché se questa è una presa e noi abbiamo ovviamente lo spessore della presa che è quasi nullo, prende un centimetro, tu c'hai un avanzo di 2 cm. Tu dici va bene, ok, va bene. Però il ragno entra dentro di un centimetro, quindi se tu c'hai già il pannello da 2,1 stai a rischio, perché se andiamo completamente a battuta, questo deve vedere l'avanzo, questa distanza qua, da qui a questo. Perché è un problema? Perché la presa non si potrà più stringere, vedrai che ruota, tu andrai a cercare di stringere e questo romperà il ragno. Che vuol dire rompere il ragno? Vuol dire che forzerà prima la filettatura del ragno e due, lo andrà a scardinare dalla sede, e quindi facendo ruotare in questo caso le alette o le viti, quindi vai a fare un macello. Per farti capire magari meglio ti faccio l'esempio. Questo è un pezzo del pannello da 2,1, il ragno si posiziona dietro, eccolo qua, quindi la presa che deve andare qua, eccolo qui, che tu c'hai neanche un centimetro di margine. Quindi se tu dovessi mettere quest'altro bullone, quello lungo che è da 8, da 7, vabbè, quello che è, vedi, eccolo lì, guarda, vedi che il non filettato entra dentro. Questo cosa vuol dire? Che non potrai stringere con questo bullone questa presa, non potrai stringerla. Non solo, farai il danno di rovinare sia il ragno sia il pannello, perché il ragno poi lo blocchi, incomincia a ruotare e scava tutto il pannello intorno. Quindi devi stare molto attento. Ovviamente il bullone da 3 cm è tutto filettato ed è quello più idoneo per le prese piccole, perché l'importante è che almeno il bullone entri dentro al pannello di 2 cm, cioè la lunghezza del pannello stesso. Quindi se io metto quello da 3 su questa presa qui è perfetto, perché questa è tutta filettata, 3 cm è tutto filettato il bullone, questa è tutta filettata. Quindi queste sono le accortezze, quindi il bullone deve essere giusto, quindi l'avanzo dietro dopo la presa dovrà essere 2-3 cm massimo.
Vabbè, mi sembra di aver detto più che abbastanza. Diciamo, ora farò la serie, quella delle prese, farò la serie anche quella, no, la serie, farò il video anche quella della spiegazione delle scarpette che sono importanti appunto per cercare di utilizzare al meglio lo strumento muro. Ovvio che se tu ti metti i piedi così, i piedi grandi sul muro, non avrai bisogno delle scarpette. Io gli dico, sì, è vero, però vuol dire che tu vuoi dimenticarti tutto ciò che è scioltezza di caviglie, sensibilità di piede e quello che rappresenta poi l'arrampicata su roccia. Quindi non è solo per imparare a scalare su roccia che possa essere corda o boulder, ma anche per allenare il tuo corpo, per utilizzarlo al meglio. Allenare, attenzione, come dico io, è praticare la scioltezza, la consapevolezza dei propri movimenti e quindi permettere al tuo corpo di potersi esprimere al meglio. Quindi questi sono i miei consigli, usare proprio questo muro per stare più in salute possibile. Quindi porsi, quindi innalzare il proprio potere, non la propria forza fisica. È ovvio che la forza fisica si innalzerà perché tu starai sempre meglio, avrai molta più energia, sarai in grado di ottimizzare e di impiegarla in maniera migliore ed ecco lì che risulterai più forte, ma non vai a fare trazione, perché comunque ricordatelo che la forza fisica muscolare da dipendenza, è come una droga, più ne hai bisogno, più consumi energia. Quindi ti conviene alimentare una cosa che ti costa tantissimo? Quando l'abilità ti genera una condizione fisica superiore, abilità e agilità sono indelebili, non te li scorderai mai e potrai avere sempre un percorso all'infinito potenziante che ti farà migliorare per sempre. Quindi decidi di smettere di dipendere, cominciamo in realtà a entrare in equilibrio e in conoscenza, in relazione alle cose. Va bene, video di predica finito questa serie, spero che ti sia piaciuta e che ti sia risultata utile. Iscriviti al canale per i prossimi Per le prossime serie sulle prese, sulla scarpetta e vedremo cos'altro mi verrà in mente. Beh, sono tante di cose da fare con cui esercizi che ora che ho il muro, che arriveranno anche le nuove prese, inizierò anche la serie dei vari esercizi. Alla prossima! Clicca il tasto campanellina così ti arrivano gli aggiornamenti nel caso non l'avessi ancora fatto.